Io sono convinto che qui ci deve andare anche un campus. Dopodiché troveremo un sistema, ma noi l'abbiamo, il professor Rizzuto lo sa perché ne abbiamo parlato un miliardo di volte, l'abbiamo sempre pensato con l'idea di vedere i ragazzi che vivono in questo consesso. Nuovo ospedale di Padova su due poli, ma con il cuore pulsante nella ricerca e nella formazione delle future generazioni di operatori sanitari. È un fronte aperto sul tavolo di istituzioni e tecnici al lavoro, quello di un campus universitario a San Lazzaro in via Giustiniani, che la lotta al coronavirus ha reso ancora più necessario, secondo il rettore Rosario Rizzuto. I giovani colleghi che sono nelle corsie, abbiamo dimostrato oggi che non solo sono i medici che domani sono nel territorio, ma sono i medici impiegati in prima linea e vorrei pubblicamente ringraziare tirocinanti e ragazzi e ragazze tirocinanti, specializzandi e specializzande per il grandissimo impegno che nell'emergenza hanno dato. 1.080 medici attualmente in servizio nell'azienda ospedaliera, 2.000 gli specializzandi. Il nuovo ospedale con il campus l'obiettivo, la velocità nell'esecuzione dei lavori, una necessità. Mi unisco anche all'appello del governatore perché ci sia concesso di essere rigorosi, controllati nelle azioni che vengono svolte, ma più rapidi possibili. Si può essere corretti operando in maniera efficace, leale ed essendo giudicati dopo per quello che uno ha fatto, ma non con una marea di carte in partenza.